Tadej Pogačar sul Giro delle Fiandre. Il 24enne sloveno compie un capolavoro nella classica dei muri ed eguaglia due leggende del ciclismo come Merckx e Bobé. Il servizio di Stefano Izzato. But the number one on the world. You make the history today. Come on. Che rumore fa un'impresa da leggenda? È quello delle ruote sul pavé, il ruggito della folla in estasi, un urlo dopo l'arrivo. E poi la voce di Fabio Baldato, il tecnico in ammiraglia, dove si è capito subito. Tadej Pogačar ha scritto davvero una pagina di storia. Non è un modo di dire, dal proprio arrivo nel ciclismo, lo sloveno ha cambiato il paradigma di uno sport che, per vincere, richiedeva un'esasperata specializzazione. A soli 24 anni e con due Tour de France in tasca, Pogačar era già il miglior interprete dei grandi giri. Poteva limitarsi a quel tipo di mestiere, ma ha scelto di dare spettacolo anche nelle classiche. Ha scelto la strada della leggenda, appunto, sulle orme del più grande di tutti, Eddy Merckx. Dopo una Liegi e due Lombardia, Tadej ha puntato le corse più difficili da vincere per chi domina in salita. Due tentativi sono bastati per far centro al Giro delle Fiandre, per l'Amplein nelle cinque classiche Monumento, ora servirebbero anche Milano-Sanremo e Parigi-Roubaix, la classica missione impossibile, ma per lui la parola impossibile non significa più nulla.